è ben trovati un nuovo appuntamento di terzo millennio, un periodo molto difficile, le categorie, diciamo, che in questo momento stanno subendo maggiormente la crisi, lo sapete perfettamente, sono quelle del turismo e quella della ristorazione. Nel frattempo ci sono ristori, ristori che vengono messi in campo uno dopo l'altro, ma che in realtà non hanno l'efficacia sperata, anzi, spesso e volentieri neanche arrivano Cercheremo di capire e di approfondire tutto ciò all'interno dell'odierna puntata di Terzo Millennio con i nostri ospiti. Diamo subito il Bentornato ad Alessandro Pipero, imprenditore e titolare del ristorante Stellato Pipero. Buonasera. Buonasera. Diamo il benvenuto a Brando Serra, imprenditore e titolare del ristorante Da Brando. Buonasera. Buonasera. La vedo oggi in grande forma. Diamo il ben arrivato a Federico Rosati, brand manager di Sushi e Tartar Superfood. Buonasera. Buonasera. Diamo il ben arrivato ad Andrea Costantino, CEO di Sushi e Tartar Superfood. Buonasera. Buonasera. Diamo il ben tornato all'avvocato Piacentino Lamesi. Buonasera, avvocato. Buonasera, grazie. E ultimo, ma non ultimo, il Roberto De Marco, dottore commercialista esperto in crisi d'impresa e ristrutturazione del debito. Buonasera Che è una figura in questo, in questo momento anno. direi molto 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 ricercato esatto. Allora prima vorrei, fa vorrei fare un inciso Sicuramente è un periodo molto difficoltoso dal punto di vista economico Tanti ristoranti stanno chiudendo Ma c'è anche chi ha il coraggio in un periodo di pandemia Poi invece un, un ristorante, soprattutto un ristorante importante di aprirlo È il caso ovviamente di Sushi e Tartar Superfood Che è nato ad ottobre in piena pandemia Allora Andrea Costantino una scelta contro corrente, una scelta difficile, ma una scelta coraggiosa. Indubbiamente coraggiosa, che però vede alle spalle, diciamo, tanti tanti mesi di studio matto e disperatissimo. Poi mh, dopo l'estate c'è stato il eh, abbiamo dato il là a, questa, a quello che era inizialmente un progetto su carta in piena crisi pandemica. Si sì, è vero che ci ha bastonato eh, ancora di, ancor di più. di sì. più, sì, esattamente ci ha bastonato ancora di più perché dopo soli 15 giorni ehm, hanno, diciamo, il governo ha pensato bene di richiudere, nonostante tutti eh, gli adeguamenti che il settore della ristorazione stava mettendo in atto. Vorrei fare un inciso con te su questo, ovviamente. Dato che hai aperto ottobre, quindi in realtà da pochissimo, in un periodo assolutamente difficoltoso, quanto poi in realtà tutti questi cambiamenti, queste variabili eh, quasi giornaliere, ricordiamo quello che è successo a Natale, per esempio a Natale fino a 3-4 giorni prima delle vacanze di Natale, voi eravate assolutamente certi di poter aprire a Natale, a Capodanno, 3 giorni prima vi hanno detto di no, cioè queste variabili in qualche modo ti fanno quasi passare la voglia di fare impresa in Italia. Non c'è dubbio, noi per esempio ci siamo trovati eh, quest'anno con una nuova attività, una nuova apertura eh, sotto le feste di Natale a non sapere, ah, parlo di qualche giorno prima, eh, che tipo di menù natalizio e di Capodanno tirar fuori esatto. perché non sapevamo se potevamo stare aperti, chiusi, chiusi per metà, solo a sport, solo delivery, quindi nell'incertezza più totale. Quindi ne derivano anche eh, problemi poi quotidiani di gestione non indifferenti dal quale scaturiscono scelte a volte eh, fatte così su due piedi che non è detto che siano per forza le scelte corrette manca potremmo dire eh, quella di cui hanno bisogno poi fondamentalmente gli imprenditori ma soprattutto i ristoratori manca la, la programmazione ricordiamo che un ristoratore come ci ha detto giustamente lei fa un enorme lavoro poi per aprire un ristorante studia il concept, decide il menu fa un grosso lavoro sulle materie prime cioè questa incertezza per voi è assolutamente deleteria. Assolutamente deleteria, eh, questo è vero. Il, come ha detto giustamente lei, la, una delle cose più importanti in attività come la nostra è la programmazione eh, per tutte le aziende che si rispettino, la fase di programmazione è, è una delle fasi più importanti, eh, anche perché il ristorante è a tutti gli effetti un'azienda. Quindi ci troviamo tutti i giorni a dover fare i conti con i numeri e i numeri, purtroppo, o per fortuna, devono essere programmati, devono essere studiati a tavolino, quindi ehm, abbiamo bisogno di tempo eh, per poter eh, mettere in atto quelle che poi sono le nostre idee e per far sì che la nostra azienda eh, sia sana a tutti gli effetti, anche perché abbiamo grosse responsabilità nei confronti delle persone che lavorano con noi. Assolutamente, ricordiamo che poi c'è un parterre, ricordiamo che è un'azienda, poi al suo interno un imprenditore, poi colui che fa impresa e se l'Italia non è un paese appetibile, se non c'è l'imprenditore poi non ci sono le persone che lavorano. Allora Rosati, il brand manager è una figura assolutamente fondamentale all'interno di un ristorante, in questo periodo però io non la invidio assolutamente, cioè, credo che sia difficoltoso fare il suo lavoro. Sicuramente sì, perché fondamentalmente come diceva Andrea... è c'è bisogno di programmare, di programmazione anche dal punto di vista della comunicazione, del marketing e non avendo diciamo tra virgolette delle linee guida ben precise che ci dà il governo sicuramente. Eh, noi facciamo un po' fatica a divulgare i nostri, la nostra politica, il nostro messaggio, quello che possiamo offrire, quando lo dobbiamo offrire, in che modo lo dobbiamo offrire cioè, in quel momento pratico. Esatto, voi, per esempio, preparate una, una campagna non so, di marketing o una campagna in qualche modo per far sì che il profilo che voi volete evidenziare sia quello giusto, sia quello che avete in mente, poi vi cambiano i connotati. Noi ricordiamo che per quanto riguarda i ristoranti, loro non sanno la settimana prossima se potranno. Aprire oppure no. Cioè, questo esatto. credo che sia il più grande, il più enorme problema. Cioè o siamo aperti o chiudiamo, un po' come la Germania, quello che noi chiediamo ad alta voce, quello che loro chiedono ad alta voce è programmazione, sapere cosa fare non domani, ma da qui, almeno da qui a un mese. Esattamente. Cioè, diciamo che eh, anche sugli orari, su quando aprire, come aprire, se si può fare, se si aprirà la sera. Diciamo che nelle ultime ore. Uh, dovremmo rimanere sempre nella stessa condizione in cui siamo ora anzi forse, aggraverà For, qualcosa, forse si aggraverà qualcosa ad esempio toglieranno l'asporto forse fin, lo, lo consentiranno fino alle 6 e poi lo toglieranno quindi rimarrà solo la delivery e anche questo nella comunicazione per, per diciamo uh, l'affermazione del, del, del brand comunque snatura un po' tutto quello che è il, il progetto che uno aveva in mente assolutamente, quindi difficoltà sulla difficoltà, esatto, assolutamente poi in realtà ultimamente abbiamo letto di una serie di Ristoratori, tanti, sono oltre 15.000 che hanno deciso invece che rimarranno aperti eh, la sera. Io non dico eh, brando che lei è uno di questi, però l'idea è là sull'etica, cioè, aperti a prescindere. Allora, io partecipato a tutte le manifestazioni possibili. Mi vorrei Piazza, ricordare che lei una volta. Io sono stato il primo, io sono alle stato 5 il primo di mattina, a Roma ricordiamo. che ha fatto la cena. Oltretutto legata a un, esatto. a un argomento di beneficenza, quindi non era assolutamente per lucrare su niente e su nessuno. Alle 5 di mattina, che fu un successo incredibile: su 40 posti, 39 occupati. Detto questo, lo feci nel pieno rispetto delle regole di quel momento. poi che le regole fossero giuste e sbagliate, non sta a me sindacarlo e come avete letto nei prossimi domani sera da quello che ho capito ci sarà questa manifestazione eh, alla quale parteciperanno pare tantissime aziende io questa volta dico che purtroppo non parteciperò strano eh, questa cosa ma io negli ultimi giorni ho avuto un cambiamento di rotta eh, fortissimo um, io se diventeremo arancioni chiuderò il ristorante insomma io sono stanco, siamo arrivati alla frutta come diceva il mio collega questa è la terza bastonata la più forte, in pochi la reggeranno, molto pochi, vedremo i conti tra qualche mese, e i nostri governatori si porteranno sulla coscienza tutte le proprie decisioni e scelte. E non parteciperò per un semplice motivo, per quanto io sia totalmente in disaccordo con la linea portata avanti dal governo, ritengo comunque sia che non sia corretto oggi... Andare contro le regole, contro le leggi, anche perché poi in un momento del genere, dal, diciamo, dalla ragione passi al torto, ci manca soltanto che ci dicono, avete aperto in 15.000, i contagi sono aumentati del 10%, ci manca solo questa, che usano solo questa per darci degli untori. Allora io dico. Meglio a questo punto spegnere le luci, chiudere la cassa, chiudere i fornelli mm -hmm. e ci vediamo quando ci permetteranno quando, sarà, quando, quando, sarà quando, quando vorranno loro. Quando tra l'altro c'è un, un problema nel problema. Eh, io mm, vorrei non sentire anche Pipero su questo: che nei ristoranti, tra virgolette, nelle zone importanti di Roma su succede sempre più spesso che arrivano. E provano ad acquistarli, anzi, facendo delle offerte assolutamente ridicole. Cioè, C'è anche il rischio che poi le eccellenze italiane, gli imprenditori che hanno studiato tanto, che ci hanno messo tanto a fare un brand, nel suo caso a prendere addirittura una stella, poi rischiano di dover vendere se la situazione non migliora. Questa è una cosa altrettanto gravosa. E qual è il suo pensiero invece su quello che succederà nelle prossime settimane? Cioè, ce la fate? Guarda, grazie intanto di avermi invitato. E viviamo in una situazione surreale ormai esattamente da un anno più o meno quindi sono 12 mesi, 11 io sinceramente l'antidoto e la soluzione non ce l'ho, vivo la giornata come tutti noi colleghi e la risposta non ce l'ho è normale che uno nasce con un'identità poi se la deve cambiare in corso d'opera per accumulare i soldi per pagare l'affitto eccetera lì non è cambiamento di identità, là sei costretto certo e quindi se lo devi fare lo devi fare altrimenti poi Sempre meglio cambiare identità e rotta che pagare i buffi o avere i debiti. Però certo che non è la strada per il successo. Questo. Tra l'altro non viene assolutamente tenuto in conto da parte delle persone che in qualche modo non, non aiutano con i ristori ehm, diciamo, le attività commerciali questo enorme problema, questo enorme rischio dell'usura. Questo c'è, è un rischio molto molto importante. Allora, eh, il... si diceva sempre a Ball dello Sport che i soldi sono la cosa più importante che c'è dopo la salute, no? Quindi voglio dire, i soldi sono una cosa seria, e si diceva prima nel beck, i soldi non sono quelli spesi, sono quelli non guadagnati e, 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 e la ristorazione italiana non guadagna da un anno, quindi tu puoi pure risparmiare, ma se non guadagni ti abbassano l'affitto, ti bloccano il mutuo, tutto, ma ci serve l'incasso giornaliero, quello Assolutamente. Che guarda, anche perché il ristoro, quello che ci danno adesso sono cose che sono piccole cose che se tu avessi incassato i soldi che hai ricevuto negli ultimi mesi prima ti incazzavi, no, se può dire. Quindi di che parliamo? Esatto. Però Così? sembra sembra sì. e vorrei sentire poi la parola L'Avvocato si sembra in realtà che ci siano delle nuove normative con eh, i nuovi ristori, credo il, il numero 5 o 6, ho perso il conto perché ragazzi qui ovviamente ogni tre giorni esce un ristoro, però sembra che in realtà si faccia, la strada maestra è quella un po' come la Germania, cioè si fa un differenziale tra quello che è il fatturato almeno eh, del 2019 e il fatturato 2020, calcolando i primi sei mesi, e si fa un ristoro totale su, sulla perdita. Ovviamente non c'è una quantificazione monetaria quando ricordiamo. Ricordiamo che in Germania il ristoro è del 75%. E oltre a questo si parla della possibilità di un saldo e straccio delle cartelle settoriali. Nel frattempo però sono partite. Ma, intanto... E chi le ferma, direi. Intanto partiamo col dire che i ristori approvati, intanto trovo assurdo che un governo in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo, che stanno vivendo gli imprenditori e quello che stiamo ascoltando questa sera qui da lei è drammatico perché abbiamo ospiti eh, nuovi imprenditori che stanno lanciando eh, locali nuovi e ne apprezziamo il coraggio ma sono presenti imprenditori storici nel panorama della ristorazione romana. Sentire parlare un pipero un ristorante storico conosciuto da tutti, in questi toni francamente mette tristezza, brando, insomma, realtà importanti per una città come Roma e sentire questi toni francamente mette profondamente tristezza e forse il governo avrebbe dovuto ascoltarle di più queste categorie e invece non le ha ascoltate e le ha completamente abbandonate. Trovo assurdo che in questo momento storico si intervenga nel giro di un mese con quattro ristori, quattro decreti ristori, de decreto ristori 1, 2, ter, quater. Non era difficile prevedere che le misure economiche dovessero essere ingenti, andava fatto un intervento organico con un unico provvedimento che andasse a coprire un lasso temporale più lungo. Quindi diciamo che quello che dice lei è corretto, le misure verranno adottate entro la fine di gennaio, presumo, verrà fatto il famoso decreto, uh, intanto poi decreti ristori, i quattro decreti ristori sono stati accorpati in un unico decreto legge, quindi è stato cambiato poi lo strumento normativo e non l'abbiamo capito il motivo per cui è stato cambiato hanno visto per il periodo da ottobre a dicembre escluse numerose categorie commercianti, quindi i ristoratori in base alle zone ci sono rientrati, ci sono rientrati con un'elemosina, una mancetta da parte del governo, 6.000 euro, 10.000 euro ad un ristorante come brando, come Pipero, forse permette di coprire le bollette e un affitto di un mese, figuriamoci le spese di un anno e quindi l'esiguità della manovra economica francamente lascia perplessi lascia perplessi la frammentarietà degli interventi e soprattutto lascia perplessi il fatto che qui non si è pensato ad un intervento fiscale serio e poi sentiremo De Marco quello che ci dirà. Qui le cartelle di pagamento sono partite, non sono sospese, si parla di rottamazione, di sospensione, ma intanto dal 1 gennaio gli imprenditori sono stati aggrediti dall'Agenzia delle Entrate. In un momento in cui non si riesce a pagare l'affitto, devo ricevere la cartella di Agenzia delle Entrate che mi chiede il pagamento di tasse. È stato fatto uno spostamento di bilancio da 8 miliardi di euro per posticipare l'acconto IRPEF di 8 giorni, 10 giorni, è una cosa ridicola cioè il governo dov'è? e questo lo chiedo, lo chiedo a voi. Il sistema fiscale, appunto, sembra non tenere assolutamente conto de de della situazione reale. Cioè, c'è questa eh, disarmonia, questa differenza enorme tra poi quella che è la politica e la vita reale. Quindi, noi, questo lo diciamo sempre: ci farebbe molto piacere, in realtà, che la classe politica poi facesse dei tavoli rotondi con gli imprenditori per capire quelle che sono veramente le proprie esigenze. De Marco, cosa chiedono le aziende? Lei è specializzato appunto in crisi d'impresa, quindi siamo proprio in questo periodo diciamo, la, la crisi è assolutamente generalizzata. Questo problema delle tasse non è stato trattato. Cioè qui nel frattempo si parla di forze, di rimandi, di saldi e stralci, però al momento le cartelle sono eh, partite, le tasse vengono richieste, ma tra virgolette gli imprenditori non hanno guadagnato. Quindi come fanno a pagarle? Ma io penso anche, sentendo gli ospiti che sono qui stasera, Credo la cosa che emerga è che tutti si sentono un po' abbandonati no? Dal, da questo governo, dallo Stato, che forse non ha fatto gli interventi in maniera efficace, perché poi l'impressione che si ha è che ci sia stata forse della dispersione delle poche risorse che ci sono, perché ovvio non siamo lo Stato ricco come può essere la Germania che ha dato dei ristori molto più consistenti, però sicuramente c'è stata anche una dispersione e posso parlare del bonus occhiali, bonus monopattino, bonus biciclette, probabilmente si potevano... Non mi citi il bonus monopattino sì. perché se no si <ride> Sì, Brando no. mi si alza dal tavolo e mi fa una corsa qua intorno, però per favore, io perché immagino... io rimasto ah, qui. Esatto, non avevo dubbi, prego. Eh, però io immagino, se ho poche risorse, cerco di utilizzarle bene, al meglio, almeno quel poco che ho lo vado a destinare a chi veramente ne ha bisogno, in particolare parlo delle attività che appunto sono state più... Eh, devastate da questa pandemia per via delle chiusure obbligate. Parlando invece del fisco, questo è un altro tema che si apre perché non so se avete anche voi letto i giornali, ma pare che ci siano in arrivo 50 milioni di cartelle. No, no, pare. pare ci, sono ci sono 50 milioni 50 di cartelle. Il che vuol dire in media, se facciamo una statistica, una di italiano. E che, che se non si fa qualcosa, e so che comunque credo ci sia la volontà di fare qualcosa da lunedì. Inizieranno ad essere notificati. Però mi perdone Marco, è, la, è giusto quello che c'è la volontà di fare qualcosa, sì è vero, però nel frattempo ricordiamo che con le cartelle settoriali possono essere pignorati i conti correnti e c'è questo enorme rischio che hanno gli imprenditori. Ricordiamo che inoltre le banche, se per, tu, per tre mesi tu, per privato cittadino, vai in rosso di 100 euro o per una società di 500 euro, ti si sporca, per usare un termine semplice, il tuo rating e non hai più accesso al credito. Ah cioè ci sono una, una serie di, di situazioni che andavano... Sistemate a priori, cioè, io non dico di sistemare Basilea 3 perché quella è una problematica assolutamente europea, però quantomeno dico fai come in Francia: cioè, se uno va, va in rosso in questo periodo capita e capiterà sempre più sovente se paghi il debito stai a posto. Qui no, sei bloccato per cinque anni. Cioè, è, è, un, è un qualcosa che va lavorato immediatamente. Assolutamente. Io mi auguro infatti che venga eh, preso qualche provvedimento in particolare per lo stralcio di, eh, questi, di queste cartelle che sono in arrivo, perché è ovvio che molte aziende non saranno nella condizione di poterle onorare, perché se già c'è questa difficoltà, ci sono state le chiusure e poi mi arrivano anche le cartelle per i periodi precedenti, credo che sarà molto difficile poter far fronte ai pagamenti che, mi verranno, che verranno richiesti. Eh, però credo che ci sia, mi sembra di, no, di notare anche in altri ambienti, che ci sia eh, la volontà di fare qualcosa, di, di, di rendere anche eh, il fisco più, come dire, più m, eh, malleabile, per esempio anche nel, nella crisi d'impresa eccoci lì a buone notizie visto, per no, favore beh, te Marco anche nell'ambito della crisi d'impresa quando si fanno le transazioni fiscali dove uno dei, 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 dei problemi grossi era il fatto che eh, Erario e IMSS difficilmente votano favorevolmente a uno stralcio della, lo, della loro posizione è stata fatta una modifica della norma che prevede che su questa posizione anche senza l'adesione da parte di Erario di IMSS deciderà il tribunale. Cioè se una se uno una è semplificazione. Esatto, se l'offerta è più conveniente, si supera diciamo, questo blocco della burocrazia dell'Erario e dell'IMPS, viene aggirato dal tribunale che può dar comunque via libera ad una transazione fiscale. Ecco, quindi. Immagino che bisognerà sempre più andare verso eh, questo tipo di, di situazioni, cioè di tentare di agevolare la posizione tra contribuente e fisco e tentare in qualche modo di aiutare chi vuole pagare, ma vuole pagare in maniera ragionevole, cioè perché noi abbiamo anche un fisco che è molto punitivo, Vabbè, cioè quello... se paghi... Le sanzioni. No. Marco, sul fisco italiano, quella è una battaglia assolutamente esatto. persa perché ricordiamo che il nostro paese non è assolutamente appetibile per quanto riguarda gli investitori. Eh, Adesso parleremo proprio di questo perché mi interessa molto e vorrei fare una specifica con i nostri amici anche sul delivery. Cioè noi abbiamo una tassazione che è assolutamente la più alta e la più gravosa in Europa, e quando in realtà poi le, le multinazionali, le stesse multinazionali del delivery, che non hanno la sede in Italia mm. ma hanno la sede nei paradisi fiscali, eh, in realtà non pagano le. le tasse qui, quindi creano un danno sul danno, oltre a essere assolutamente onerosi e oltre a essere dei competitor. Il delivery in qualche modo, Costantino, secondo lei è qualcosa di funzionale? Conviene affidarsi? Perché ormai è quasi obbligatorio a queste grandi multinazionali? Oppure si potrebbe mettere in campo anche, non so, un'associazione di, di ristoratori, cercare di farlo improprio perché si risparmia tanto. Cioè, questi chiedono de, 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 delle vere e proprie tangenti, mi scusi il termine. Oh, prego, si figuri. Beh, diciamo che bisognerebbe fare una premessa a monte. Eh, ci sono attività che si prestano per il tipo di core business che hanno e ci sono determinate altre attività che invece purtroppo non si prestano per vendere il loro prodotto in delivery. Eh, io eh, forse sono uno di quelli... Eh, di quei pochi fortunati che potete farlo. Che lo possiamo fare? Sì. Certo perché il mio prodotto ehm, grazie alla sua shelf life ovviamente prolungata eh, arriva al cliente così come esce dalla cucina, quindi subisce effettivamente ehm, quasi niente il passare del tempo. Eh, il delivery in sé per sé è sicuramente una, folta, una fonte alternativa ottima in un momenti come certo. questi di sostentamento per aziende che se lo possono permettere. Ma voi lo fate in modo autonomo? Allora, noi abbiamo ehm, un progetto molto lungo ehm, che, che abbiamo messo appunto in atto da poco, eh, per il quale abbiamo eh, creato una nostra piattaforma personale ehm, di delivery. Quindi ha messo a lavorare il brand manager messo a lavorare Rosati il su questo bel progetto. Mi sembra comunque un progetto, be è bello. Cioè, cerchiamo oltre a vedere i problemi, anche quelle che sono poi le capacità degli imprenditori italiani nei momenti di crisi di riuscire a trovare delle soluzioni. Lo Stato non ci aiuta, però quantomeno delle idee ci sono. Quindi prego. Quindi eh, quello che dicevo, sicuramente queste piattaforme che sussistono oggi eh, ti danno una grossa mano in termini di visibilità però. Perché certo. se poi conti e dobbiamo andare a fare eh, il, il, cont, il conto sulla carta della pizza. Eh, Stava per citare Conte, diciamo Esattamente, Conte di conti, inavvertitamente, eh, involontariamente. Di esattamente. Questo è un periodo della politica, sì. Conti alla mano poi non conviene più di tanto perché il, le, loro, eh, le loro fee sono parecchio onerose e pesano parecchio sul, sul conto economico sì, sì. dell'azienda. E poi non pagano le tasse in Italia, scusate? Non solo, non solo, non eh, contribuiscono ovviamente ad arricchire le economia. nostre casse. Certo, A Brandon, ovviamente. anche glielo chiedo perché lui ci aveva detto in un momento in sospetti che in realtà da, da, da poco, vabbè, dalla settimana prossima probabilmente non aprirà per una protesta bianca che ha deciso di fare, però. Eh, che le consegne spesso e volentieri vai a farle direttamente lei Cioè, io lo chiamo e lo trovo Ma a casa voi capite invece... no, che quando paghi su una consegna di un terzo soggetto il 30-35% il più IVA sul costo dove ti saldano 15 giorni, 20 giorni, 30 giorni dopo è chiaro che è una rimissione a meno che tu non faccia dei numeri enormi poi sferico. se lo fai perché vuoi far lavorare i ragazzi se lo fai perché vuoi mantenere come dice lui la tua presenza il tuo nome eccetera, però poi c'è una linea So, sotto la quale se si scende, allora costa meno stare chiusi, cioè ci, ci si sta alla finestra, si aspetta, ci costa meno. Io personalmente credo che siamo arrivati a questo. Personalmente, poi è vero che ci sono invece aziende diverse, ecco che come, ah, la, come certo. la sua, chiaramente che hanno proprio un core business diverso. Io so che nel mio ristorante ci stanno 40 tavoli e 80 sedie, e so che per quello che ho investito anni fa, questi tavoli e queste sedie vanno riempite da persone umane, da persone che entrano, che mi dicono buongiorno, buonasera, dove io posso proporli quello che faccio, dove li porto. Persone, eh, mi perdoni, eh, Per dai, persone eh, umane eh, è assolutamente divertente. Eh, cioè, <ride> dai, entrare... no, ma perché negli anni ho visto no no tutti. però un ristorante uno non c'è nessuno sicuramente però insomma per eh, gente che lo fa da cioè, tanti anni sicuramente è una cosa assoluta lo capiamo assolutamente... che non è pensato io quando all'inizio di... scusate e chiudo quando all'inizio di questo casino vedevo i vari ministri no, che dicevano vi dovete reinventare ma reinventare di che? De, di che cosa? cosa state avete perso il contatto con la realtà cioè vabbè non c'è il tavolo cioè siete proprio fuori dal mo... reinventare di che cosa? Porto le mie polpette sì, a casa e poi? Cosa no, chiar dice? Chiarissimo. Pipero, anche per lei è così, cioè il delivery è un, è un mezzo che funziona, lo fate in proprio, vi affidate alle grandi multinazionali, perché poi ricordiamo che nel suo ristorante fate prodotti abbastanza elaborati e, 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 diciamo, lavorati e con uno studio che ha tanti e tanti anni. E allora, diceva bene prima il collega, dipende da che identità ha il tuo posto, noi siamo il, posto, il ristorante più sbagliato per fare delivery perché facciamo come identità alta cucina, e quindi noi lo facciamo ma ovviamente, e lo consegniamo noi. Sì. Però ovviamente il delivery... Cioè, ma lei personalmente... Io ho altre due persone, sì, però... Cioè, io ordino da pi, però l'istante accenato mi viene pi, però cioè, a me farebbe piacere. No, ma come fa minimo piacere... mi rimane a cena a casa, come minimo. Insomma. Però fa più a piacere a te che a me. <ride> sì, sì. Tra virgolette. No, l'ho detto pure l'altra volta, il delivery è come una flebbo, no? Tu sei malato, però rimani in vita, però non... Cioè, così muori, ecco. L'idea, parlando... mi perdoni, che, che hanno avuto gli amici di Sushi e Tartar Superfood di fare poi un delivery proprio è un'idea carina, cioè, potreste fare un tavolo di imprendi almeno a Roma, un tavolo di ristoranti eh. romani che lavorano su, su cose nostre, italiane. tutto che c'è la chef life giusta, che tu lo fai e arrivi a casa come per esce, neanche la pizza arriva come esce dal forno a casa. Invece, magari un sushi, una tartare. È diverso, vabbè, dipende anche tanto da, dal prodotto. Avvocato, ve, velocemente, allora stanno uscendo delle. Diciamo, nuove regole, nuovi DPCM zone gialle, zone bianche zone arancione, dal punto di vista fiscale succederà quello che ha detto De Marco probabilmente ci vengono un po' incontro e questi, questi nuovi ristori saranno nelle ordine che le ho paventato io prima, oppure secondo lei anche questo è un palliativo, perché c'erano degli articoli abbastanza importanti che parlavano proprio che questi milioni di euro per i ristoranti ancora non sono stati erogati, cioè questi neanche ricevono quel, quella carità, come dice lei dei ristori. Guardi, io tra tra l'altro ho ricevuto a studio un cliente ieri, il quale ancora addirittura non ha ricevuto la cassa integrazione, siamo fermi a settembre e alcuni sono fermi a luglio. Quindi, insomma, anche sulla cassa integrazione che è stata sventolata e sbandierata dal governo come un grande mezzo e strumento di sostentamento, gli imprenditori stanno anticipando gli stipendi intanto. Quindi, e sulle misure economiche mi auguro, è auspicabile quello che diceva De Marco, francamente in un momento del genere pensare di chiedere tasse ai cittadini è assurdo. Pensare di chiedere. Di inviare cartelle di pagamento, quindi escludere debiti pregressi delle aziende, è follia. Per cui mi auguro che le cartelle vengano sospese come sembra, ecco, in queste ore eh, si sta parlando, ma credo che vengano sospese. Mi auguro che ci sia una forte eh, riduzione dell'impatto eh, fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate, quindi eh, non sospensioni di un mese, due mesi come quelle che abbiamo visto fino cioè ad ora. Si parli comunque di un anno bianco per quanto riguarda la pressione fiscale. E chiaramente, poi, questo sarà un argomento a mio avviso da approfondire sul discorso poi dell'imposizione fiscale italiana che rende la concorrenza delle aziende straniere ah, impossibile, praticamente impossibile. Un anno bianco, un po' come scusate il termine, come gli incassi dei ristoranti. Perdonatemi, però purtroppo questa è la realtà. E noi dobbiamo assolutamente, in questo programma libero, dire le cose come stanno. Io ringrazio gli ospiti del, dell'odierna puntata. Vi faccio eh, l'in bocca al lupo. Insomma, so che è una situazione. Difficilissima, ma so che ce la farete perché siete tutti grandi professionisti, quindi vediamo di essere anche ottimisti. Faccio i complimenti anche per il coraggio di aver aperto poi una nuova attività in piena pandemia a ottobre. Costantini, bravo, Grazie. veramente, è veramente una bella iniziativa. Ringrazio Alessandro Pipero, imprenditore e titolare del ristorante Stellato Pipero. Grazie. La, allora ci andremo a cena insieme, però da me, eh. tanto da lei non si può andare. Ringrazio Brando Serra, imprenditore e titolare del ristorante da Brando, che si riposerà le prossime La settimane. Volta, non è no, no, lei sta a riposo <ride> per causa di forza maggiore. Ringrazio Federico Rosati, brand manager Sushi e Tartara Superfood. Complimenti per questa bella iniziativa che state portando avanti. Grazie a voi. Complimenti ancora ad Andrea Costantino, CEO di Sushi e Tartara Superfood. Grazie. Grazie. <coughs> Ringrazio l'avvocato Piacentino. La Mesi, oggi stranamente molto pagato, <ride> Grazie, E ultimo, ma non ultimo, ci ha dato belle notizie, speriamo che si avverino. Ci crediamo a poco, ma noi ce la curiamo. <ride> Roberto De Marco, dottore commercialista esperto in crisi d'impresa e ristrutturazione del debito. L'appuntamento con terzo millennio torna immancabilmente domani, ma prima è il momento di un caffè, anzi, di un caffè con a domani. Ciao. Sono Simone Occhiuto, titolare di Assi Broker Tirreno, una società di brokeraggio assicurativo. Come molti di voi sapranno, è possibile che le compagnie di assicurazioni acquistano il credito da parte della ditta che esegue i lavori per un condominio. E i condomini non spenderanno nulla, non so se mi sono spiegato, non spenderanno nulla. Noi di Assi Broker Tirreno siamo al vostro fianco, in ambito assicurativo, con delle coperture specifiche sui lavori che vengono fatti. Assi Broker Tirreno, bonus sereno. Stai cercando lavoro, non sai come fare? Bene, per te oggi c'è Life Consulting, lavora con noi, inviaci il tuo curriculum e ci impegneremo in brevissimo tempo a trovarti lavoro. Life Consulting a Roma in via Torcegno 37D, ti aspettiamo. Ti aspetta ogni giorno a pranzo, inoltre goditi il RECOMENO direttamente a casa tua ogni giorno dalle 18 alle 23.15 con il delivery e goditi i nuovi fantastici piatti di crudi e sushi. Il restaurante Ruderi è aperto tutti i giorni, 7 su 7 a pranzo e cena. Vi aspetto, non mancate! Life Facility, lavora con noi, inviaci il tuo curriculum e ci impegneremo per trovarti un lavoro. Life Facility, Recruitment, Chiocciola, Opera 2020.it Life Facility, Via Antonio da Gaeta 17 00125 Roma Sire Service, azienda leader nel settore delle manutenzioni a Roma, pone come obiettivo primario la semplificazione del concetto di manutenzione. Per ogni segnalazione di guasto urgente, l'intervento viene effettuato entro un'ora. La nostra piattaforma gestionale, realizzata su misura, massimizza l'efficienza di tutti i processi di lavoro, dalla notifica di guasto alla risoluzione del problema alla richiesta di elaborazione preventivi sino alla produzione di materiale fotografico che permetta di certificare l'intervento svolto. Stai cercando lavoro? Da oggi puoi farlo con Life Logistic. Lavora con noi. Inviaci il tuo curriculum e ci impegneremo ovviamente per trovarti lavoro in brevissimo tempo. Life Logistic, Via delle Triremi, 50, 00, 121, Roma. Buonasera a tutti. Questa sera siamo qui con Mary Genai, una DJ. Grazie per essere stata qui con noi, Mary. Grazie a voi per l'ospitalità. E volevo chiederti com'è nata questa tua passione per la musica. Beh, fondamentalmente la passione c'è sempre stata, cioè, forse sono nata con la musica già dentro, quindi eh, grazie ai miei genitori, in particolar modo a, a mio padre, ho sempre ascoltato musica. Dal primo giorno di nascita. E ti ricordi la prima volta che hai suonato davanti alle persone? Eh, sì, vabbè, quella è la prima volta, non si scorda mai. È stata... Che poi, tra l'altro, c'erano pochissime persone. Però l'emozione è stata forte. Eh, sì, è l'Ali Ah, vedi? E poi sei cresciuta nel tempo e quindi poi le persone sono diventate di più questa cosa, come l'hai gestita? Ha avuto un impatto sulla tua vita? Beh sì, nel senso è emozionante dare musica e anche ricevere, eh, come dire, amore dal, dal dance floor. Quindi, eh, e poi comunque ripeto è come se fosse sempre la prima volta ogni volta che suono quindi, eh. solo che adesso la musica diciamo voi artisti state subendo un po di, di difficoltà a causa della pandemia e tu stai, stai trovando il modo di suonare sì ehm, diciamo che sto suonando eh, presso il sanctuary che è un locale eh, che si trova al centro di Roma il sabato o la domenica con questa formula del brunch. quindi durante il brunch eh, metto musica d'ascolto la formula parte da mezzogiorno alle sei del pomeriggio siamo Io diversi DJ e, e lì in qualche modo insomma suoniamo. Riuscite a fare musica? Sì, riusciamo a fare Ascolti musica Ascolti anche musica? Quella a... sempre che genere, <ride> che genere ti piace di più? Eh, questa domanda sinceramente ho sempre difficoltà a rispondere perché eh, nel senso che la musica mi piace tutta, l'importante è che sia un bel disco, eh, una bella traccia, quindi eh, se devo definire un genere forse dalla Deep House eh, all'House, Detroit, Tecno, Reggae, Dub. C'è certo, un artista tanti. che ti ha ispirato in particolare? Eh, proprio ieri stavo pensando che forse è nato tutto da Michael Jackson, ah. ma questo per colpa, di, per colpa, nel senso grazie a, a mia madre la passione che c'aveva per Michael Jackson. Senti, progetti futuri? Progetti futuri sono tanti. Eh, legati alla musica, legati alla moda, legati al cinema, ehm, e cerchiamo di, di portarli avanti. Insomma, siamo tutti un po' ci sono, però dobbiamo capire un attimo. Ci sono e periodo. ci saranno. Sì. esatto. Vedrai. Grazie, <ride> Grazie per essere stata con noi. Io ti Grazie offro un buon te. caffè, do l'appuntamento a tutti a domani. Grazie.